colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il video del Give a Car to Friend. Siccome quando vado in live a regalare i veicoli molte persone non sanno farlo, ho voluto portarvelo. Allora, i requisiti per fare questo glitch per tutti e due i player che andranno a fare questo glitch sono Bunker e Centro Operativo Mobile, ragazzi. Quindi a questo punto passiamo al glitch. Questo glitch lo dovete fare in una sessione solo a inviti, ragazzi, quindi mi raccomando, sessione solo a inviti, voi e il vostro amico che vi sta aiutando. Fatelo in due in sessione, così evitate qualunque genere di problema, perché magari quando avviate l'attività qualcuno si va a unire, cazzate varie. Quindi a questo punto, ragazzi, io adesso in video andrò a prendere un veicolo. Però vi farò vedere entrambe le parti, cioè il player 1 e il player 2. Ok, ragazzi? Quindi toglietevi da presidente, qualunque cosa voi siate, vi dovete togliere. Quindi a questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Se avete lo stesso bunker con il vostro amico, ditegli al vostro amico che vi sta aiutando di uscire dal bunker con il suo com e vi troverete direttamente qui. La stessa cosa dovrete fare anche voi, ragazzi. Quindi a questo punto andiamo a fare il glitch. Io, ragazzi, scusate, in questo caso non sto prendendo un veicolo, ma sto passando un veicolo. Andrò a passare l'Oppressor MK2. Quindi mi raccomando, ragazzi, fate bene attenzione a quello che vedete in video, perché a seconda di chi deve prendere il veicolo deve fare tot cose. Come vedete, ragazzi, io qui sto donando, ho già detto che sto donando, quindi il nostro amico che cosa dovrà fare? Chi dovrà prendere l'auto? Dovrà avere nel COM, nel centro operativo mobile, al terzo slot il deposito veicolo personale con una LG RH8, ragazzi. Mi raccomando, mettete la prima nel com perché rischiate di buggarvi se avete già un altro veicolo e poi tentate di metterlo nel com. Quindi a questo punto salite sull'auto del vostro amico. In questo caso, ripeto sempre, io sono che sto passando un veicolo, ma da qui andremo a vedere tutti e due gli schermi, quindi chi regala e chi riceve. Chi riceve l'auto, ragazzi, dovrà diventare CEO, invitare chi regala nel suo CEO e posizionarsi su ritirati. A questo punto chi regala andrà ad aprire l'invito, vi posizionerete tutte e due sull'invito e a un 3, a un vostro segnale, schiaccerete insieme. Se chi regala non vedrà il pallino giallo del com, l'altro che riceve potrà frizzarsi, potrà premere la freccia destra. A questo punto chi sta regalando il veicolo dovrà avviare una partita veloce, freccette, qualunque cosa va bene, e aspettare il conteggio, ragazzi. Adesso lo vedrete a schermo. Quindi quando comparirà questo conteggio che adesso andremo a vedere, chi sta ricevendo l'auto andrà nel party e farà un partecipa a sessione da noi, ragazzi. Quindi partecipa a sessione e accetterà tutti quanti i messaggi, ragazzi.
Mi raccomando, ricordatevi di frizzarvi. Se chi vi sta aiutando vede il pallino del bunker, chi vi sta regalando la macchina, vede il pallino del suo bunker, vuol dire che il glitch non sta funzionando, ragazzi. Quindi dovete ripetere solo l'ultima procedura. A questo punto, una volta che siete sfrizzati, chi deve passare il veicolo può chiamare liberamente il proprio veicolo e lo mette davanti al bunker. Invece, ragazzi, chi sta regalando il veicolo dovrà entrare nel suo bunker, ma prima di entrare nel suo bunker, come abbiamo già detto, non vedrà il pallino del suo bunker. Quindi, per eliminare questo bug, dovrà diventare presidente del Motorcycle Club e dimettersi da presidente del Motorcycle Club. Allora, ragazzi, vi faccio una raccomandazione. Fate bene attenzione. Se volete che il glitch diciamo vi riesca nel migliore dei modi, per capire bene come funziona, fatelo sempre nel bunker della persona che vi sta regalando il veicolo. Questo perché, ragazzi? Perché quella persona che vi sta regalando il veicolo vedrà il pallino del suo bunker. Se sarà buggato non lo vedrà più, se non sarà buggato continuerà a vederlo. Quindi è un buon modo per capire se il glitch sta funzionando o meno. A questo punto, noi che staremo regalando l'auto entreremo nel nostro com, faremo un'altra volta un invito a partita veloce, freccette o quello che sia, ragazzi, e quando partirà il conteggio il nostro amico dovrà stare pronto, perché noi andremo ad invitarlo nel com, come adesso andiamo a vedere. E una volta che riceverà l'invito, si posizionerà sull'invito e andrà nel party e farà un partecipa a sessione da noi, ragazzi. Tutto molto velocemente, X a martelletto, come dico io, significa che dovete spingere X velocemente. Dopodiché aspetterete, in base alla vostra connessione, come può essere 5, come può essere 10, come può essere 15, come può essere 20 secondi, ragazzi. Dopodiché avrete il vostro veicolo, avrete preso il vostro veicolo. Come vedete qui, a me ci sta mettendo un pochino, però dopo un po' si fa lo schermo nero, ragazzi, e ci troveremo nel nostro com. Il glitch è semplicissimo, ragazzi, è veramente una cosa semplicissima, quindi vi consiglio di approfittare. Spero che fatto in questa maniera il video vi sia chiaro. E detto questo, ragazzi, che altro vi devo aggiungere? Il glitch è facilissimo. Mi raccomando, la prossima volta che venite in live a prendere un veicolo, guardate il video e poi venite in live a prendere il veicolo, perché altrimenti non vi do una beneamata minchia, ragazzi, non vi do il veicolo. Detto questo, vi ricordo solamente: iscrivetevi al canale. Non volete lasciare like? Non lo lasciate, me frega un cazzo. Anzi, famo così: se volete iscrivere, non vi scrivete manco, che non me ne frega un cazzo lo stesso. E il video, se voi volete guardare, voi guardate. Se non voi volete guardare, fa lo stesso. Detto questo, ragazzi, come vedete, le oppressor sono duplicate. Anche l'altro amico qui ha l'oppressor. Non so dove cazzo ce l'ha, ma sta girando come una trottola, sembra che ce l'abbia qui. Eccola qui, ragazzi, come vedete abbiamo duplicato l'oppressore. Si può fare con qualunque genere di veicolo, approfittatene. Un saluto e al prossimo video, ciao belli. See you.